Buongiorno. Buongiorno, grazie a voi di essere qui. Eccola. Allora, questo, grazie di essere qui perché questo è un balconcino particolare, particolarmente sentito da noi perché l'ultimo balconcino è stato per la prima volta in 9 anni di attività interrotto dalla forza pubblica, dai vigili in questo caso, con altre 2 persone. E per non c'è stato rilasciato niente, nessun verbale, eccetera. Questo è un balconcino per cui molto sensibile, dove magari ci si può aspettare un secondo controllo, eccetera. Per questo particolare momento che stiamo vivendo noi, che per cantare dal balcone abbiamo il padre malanimo, e anche per in generale per tutta la situazione che ce lo richiede, vi chiediamo la massima collaborazione in questo momento. Non ci sono, per chi magari è già venuto qui al balcone, lo staff dei ragazzi autistici dell'associazione ANSA, al loro posto c'è Antonio Verdini che non farà, diciamo, entrare nessuno senza mascherina, ma comunque se qualcuno non ce l'ha, ce l'ha a disposizione. Se si dovesse rompere la mascherina dentro, qui troverete un tavolino con 50 mascherine e il gel disinfettante e anche il termometro se qualcuno volesse misurarsi la temperatura. Noi da parte nostra speriamo di offrire uno spettacolo degno e quindi chiediamo anche a voi di essere parte di questo spettacolo, non farci, diciamo, farci trovare irreprensibili e farsi, insomma, sentirsi per almeno per quest'ora come una famiglia. Antonio vi darà dei biglietti della lotteria che però servono non tanto per la lotteria, che comunque si vince un nostro disco, ma servono perché così contiamo gli accessi. Ci sarà a disposizione quasi 2 metri quadri per ognuno. Vi chiediamo, se non siete conviventi, di non stare vicini. Non penso che, insomma, sarà necessario dirlo spesso dal microfono, però magari tutto questo in questo momento è importante. E Antonio vi chiederà un contributo per la causa. Qui trovate tutto quello che riguarderà disinfezione, eccetera. Iniziamo con chi ha prenotato. Come ti chiami? Domenico Bullace. Allora, metto qui il culo un po' più lontano. Ciao, ciao Claudia. Sicuramente non, nessuno ce la passerà mai in radio,
quelli che dicono che non ce la passano comunque, però io non penso così e noi appunto ci siamo interrogati perché lo spettacolo non è solo cultura, lo spettacolo ha tutta una parte con sé niente. E quindi abbiamo pensato che facciamo un titolo più semplice, qual è il soggetto della canzone? Una barca gigante. E quindi così noi abbiamo questa canzone nuova dell'Orlogiano che si intitola appunto Barca Gigante.